Tra le gente oggi ci attende una nuova sfida. Infatti proveremo a fare qualcosa di diverso che non abbiamo fatto prima. E nemmeno vi consiglio di farla questa, perché potrebbe portare delle conseguenze. Infatti proveremo ad evocare Irven nelle Far Lands, ovvero delle terre molto lontane ai confini di un mondo di Minecraft. Questo è la nuova versione 1.12.2. In realtà queste terre sono state rimosse ancora nelle versioni precedenti, però in realtà ci sono ancora, ma non sono così strane, almeno all'apparenza. Però non perdiamo altro tempo, andiamo subito a creare un mondo. Lo chiameremo Irven Challenge. Metteremo inizialmente, saremo in creativa, per facilitarci le cose, chiaramente, perché raggiungere i confini di un mondo ci vuole tanto tempo. E come seed andremo a utilizzare un nostro vecchio seed. Vabbè, tipo di mondo normale, del resto non ci interessa nemmeno il baule perché saremo inizialmente in creativa. Quindi andiamo. E vediamo un po' come si genera questo mondo. Ok, lì c'è anche un albero. Ok, siamo su un'isola. Ok, questo, quindi sì, da questo. La generazione del mondo stranamente ha funzionato. Non pensavo si potesse generare in questa versione recente lo stesso identico mondo. Perché se chiedessi, questo è proprio il mondo dove la prima volta in assoluto abbiamo visitato Herobrine. Però sì, questa non è la cosa fondamentale. Allora, prendiamoci subito il necessario per fare un altare. Allora, serviranno dei blocchi d'oro, questi qui. Dopodiché serviranno dei torsi di redstone. Dopo serviranno netherrack, pietra muschiosa anche. E infine anche un acciarino. Potrebbero servirci anche delle teste, però inizialmente nel mondo noi non avremo le teste, le possiamo solamente ottenere noi. Non so in che sezione siano, però basta che scriviamo qua teste e le troviamo. Eccole qui. E questo sì, è tutto necessario per fare un altare. Però chiaramente noi non lo faremo qui, ma lo faremo molto lontano. Intanto comunque vorrei fare un giro, vedere qua com'è la zona. È tutto ok. Forse c'è qualche generazione strana. No, comunque il mondo sembrerebbe essere quello. Sto andando a vedere in un punto preciso. Non mi ricordo bene le coordinate, però dovrebbe essere. Cavolo, questo è un po' strano. Invece dovrebbe essere in questa direzione. Dovremmo trovare il deserto. Stiamo mettendo un po' anche a generare il mondo. Comunque, in questo deserto c'è stato il primo avvistamento in assoluto di Herobrine. Per questo anche che voglio proprio andare qui. Questa mette un bel po' a generarsi. Ok, perfetto. Siamo arrivati proprio giustissimi. Infatti sì, più o meno mi ricordavo direzione. Questo è il villaggio dei villici che sono scomparsi ancora tanto tempo fa. E qua dietro c'è esattamente una piramide. Se noi andiamo qui, da qualche parte, dovrebbe esserci una zona un po'. Una zona un po' pericolosa, ecco. E qua c'è stato il primo avvistamento in assoluto qua sotto. Io direi comunque già di provare a fare un altare qui. Per fare un altare comunque molto semplice, adesso vi faccio vedere. Dobbiamo piazzare i blocchi d'oro in questo modo. Una sorta di 3x3. Pietra muschiosa al centro. Netherrack. E torce di redstone. E poi ovviamente accenderlo. Natale si può fare anche con le torce ai blocchi questi qua all'estremità e al centro delle teste qui. Però questa è la versione proprio di base. Comunque qui non mi sembra di vedere niente di strano. Sto giusto guardando un po' in giro. Ok, ora direi di passare all'esperimento vero e proprio. Ovvero dovremmo raggiungere le Far Lands, ovvero il confine del mondo. Per andare dovremmo teletrasportarsi molto lontano. I blocchi infatti mi sembrano il limite di generazione sia sui 30 milioni di blocchi. Noi proveremo ad andare leggermente prima. Ok, dobbiamo fare circa 1000 blocchi e raggiungeremo la parte finale del mondo. Possiamo anche nell'oceano, vabbè. Qui il mondo potrebbe non funzionare correttamente,
Potrebbero essere dei glitch numerosi anche. Perché siamo proprio al fine del mondo, come potete vedere. Ok, qua c'è una palude. Sì, proprio alla fine. Si dovrebbe vedere comunque una barriera che ci impedisce di proseguire ancora. Ok, qua la barriera. Si dovrebbe vedere. Sì. Questa è appunto la barriera che non ci permette di andare oltre. Infatti là vedete che il mondo non si sta più generando, è tutto molto lento. Questo è proprio il limite massimo. E beh, in realtà si sta ancora un po' generando, però molto lentamente. Cosa è successo qua? Come vedete, sì, se lagga, fa qualche scatto, è normale, perché siamo proprio al limite. Qui non so neanche se tutto funziona correttamente, perché mi sa che se piazzano i blocchi, a volte neanche si piazzano, mi sa. Oddio, guardate come lagga. Oh, guardate lì gli animali tutti glitchati. Oddio. Questa mucca mi sa che ha qualche problemino. Oddio, che grotte. Ok, tra poco è anche notte, quindi direi di procedere con l'esperimento. Magari diamo un'occhiata. Oddio, avete visto il sole? Che cavolo è successo? Oddio. Io direi breve comunque di procedere con l'esperimento. Ok, ora è notte. C'è già qualche mob qui che sta spawnando. Infatti dice già uno zombie. Là un creeper. Ok, comunque niente di particolare. A breve comunque direi di procedere, assolutamente. Ok. Ok, è iniziato a nevicare, va bene. C'è anche un ragno. Abbastanza strano questo. Oh, ok, piove. Invece qui in montagna nevica. Ok, diamo un'occhiatina qui in giro, poi direi anche di procedere. Non so se è considerata comunque una cosa strana questa. Magari solamente una coincidenza. Ma sì, dai, è molto probabile. Vabbè, comunque ora direi di provare a fare l'altare. Vediamo anche se mi lascia piazzare i blocchi senza troppi problemi. Ma sì, facciamolo qua. Dovete sia abbastanza spazio. Ok. No, a quanto pare i blocchi di piazza. Non me l'aspettavo. Si sta nevicando però. Vabbè. Facciamo così. Piazziamo le varie torce. E ok. Adesso noi accendiamo. Cosa cavolo è successo? Non l'ho acceso io. È stato un fulmine questo. Ma che cavolo di acciarino è questo? Ah no, funziona. Oddio. Ok, questa cosa non è assolutamente normale. Cioè, si è acceso da solo con un fulmine. Da notare che non ci sono più mob ora. A parte questo creeper che avevo visto anche prima. Non ci sono altri mob. Ok. Mi sa che qualcosa è successo in questo momento.
Oddio, sembra avesse gli occhi bianchi quella pecora. Direi di esplorare un attimo la zona. L'unico mob è questo, a quanto pare. No, c'è anche un creeper là. Due creeper e basta. Altri hanno generato. Che cavolo è successo? Altri hanno generato in modo strano. Ma chissà cosa c'è oltre questa barriera. Perché questo è proprio il limite. Cioè, qui il gioco funziona di là? No, a quanto pare. Uno scheletro qua. Unico mob. Non posso. Ok. Come vedete qui il gioco non è che funzioni molto bene. Oddio. Esperienza. Ok. Torniamo un attimo all'altare qua. No, qui niente. Di nuovo. Qua c'è una luce. Ok, ma c'è della lava. Una più illuminata. Una croce. Una più è. Sembrava quasi una croce, ma una più. Rumore inquietante di qua. Ah, guarda qua, siamo sempre nella barriera. Ok. No, proviamo ad andare di qua che c'era il rumore inquietante. Magari è successo qualcosa qui. No, sta registrando, ok. No, perché a volte lagga anche OBS? Ok. Oddio! È quello? No. L'ho visto. No, c'era qualcuno lì. Oltre la barriera. Oddio. Come cavolo si fa a oltrepassare sta barriera? C'era qualcuno lì, c'era Irven lì, per la precisione. Non è che si può oltrepassare dall'alto, perché sembra abbia un limite. Ah, lì c'è proprio ancora l'altare. Quello mi sa che è proprio il limite massimo. Dai. Ok, si può. No. Ma non si può comunque. Perché sì, questa è l'altezza massima. Ok, siamo un po' fregati. Abbiamo perso l'occasione. Cavolo, comunque.
di pasti quando erano miei. Mi sembra di sentire ogni tanto un rumore di un blocco che non ho rotto io. Aspetta che mi alzo il volume. O di un blocco piazzato che non appare nemmeno nei sottotitoli. Non mi convince. No, questo era chiaramente un blocco distrutto che non era mio. Ok, io voglio uscire da qua. Bene, anche giorno, per fortuna. E devo anche condurre per sto registrando da abbastanza. Ditemi assolutamente cosa ne pensate di questo. Se avete qualche consiglio. E se soprattutto volete provare anche voi, sapete come fare. Sì, qui ci sono delle pecore chiaramente, però a parte che sono abbastanza lontane da dove eravamo noi, però chiaramente il blocco distrutto si sentiva che era un blocco di pietra distrutto, non un blocco d'erba. Adesso magari ne faccio sentire uno delle pecore come si dovrebbe sentire. Quindi quello di prima era proprio un blocco di pietra distrutto. E comunque le pecore erano anche troppo lontane e la pietra non la rompono. Quindi sì, ripeto, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se non siete iscritti ovviamente iscrivetevi per non perdervi altri video come questo. Fatemi se volete che facciamo qualche altro esperimento, se avete qualche consiglio da fare, da provare, qualche altra sfida, qualcosa qui da provare a fare, ditemelo. Mi serve tanto oltrepassare questa barriera, vedere cosa c'è oltre. Perché a quanto pare si può andare, in qualche modo, qualcuno c'era lì. Quindi spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere quindi se ne volete un altro, lasciate anche un like, così se ci sono tanti mi metto subito a registrarlo. O se volete anche una live, fatemelo sapere nei commenti, ci tengo veramente tanto. Questa pecora ha deciso di non mangiare più blocchi. Ecco, avete sentito? È proprio come quando si rompe un blocco di terra, così tipo. Quindi io vi saluto, ci si vede domani comunque. Ciao ciao.